si è svolta 15 giorni fa, quindi è stata sviscerata in tutti i modi, ci sono delle indagini in corso e voglio chiarire una cosa, se queste infiltrazioni ci sono state è perché su questi territori difficili ci hanno provato, lo fanno sempre, però in questo caso sono state respinte perché hanno trovato noi. Questo deve essere chiaro, questo deve, devono capire le persone, i cittadini di Quarto, anzi i cittadini di Quarto questo lo sanno, perché credono in noi e ci sostengono costantemente. Se qualcuno si rallegra di questo tentativo, mi dispiace, perché non si dovrebbe rallegrare, mi dispiace perché in questo momento ci dovrebbe sostenere in questa lotta. Ed ora, in questo momento, abbiamo sempre bisogno di allontanare chi non rispetta i programmi dei cittadini. Lo abbiamo fatto, c'è stata l'espulsione, poi ci sono state le dimissioni e ora ci sono delle indagini e noi confidiamo nel lavoro della magistratura. E contro la camorra non deve esistere colore politico, ci dovete sostenere tutti, perché se la questione è una lotta per la legalità, allora non c'è colore politico. Dobbiamo essere tutti uniti, la lotta per la legalità deve essere contro la camorra e chiedo l'unione di tutti. Se la questione invece è solo politica, allora dovete fare una riflessione, perché a questo punto vi dovete vergognare di utilizzare una questione della lotta contro la camorra per fare una questione politica, perché in questo momento un sindaco vi chiede di sostenerlo nella lotta contro la camorra e voi dovete sostenerlo, è un dovere morale. Allora, è esaurite tutte le dichiarazioni di voto, l'assemblea mette ai voti la questione pregiudiziale. Favorevole?